Vediamo i concetti fondamentali della teoria atomica. Un atomo è composto da un nucleo e dagli elettroni che girano intorno. Il nucleo a sua volta è composto di due tipi di particelle, che sono i protoni e i neutroni. Quindi è un grappoletto formato da protoni e neutroni che in una parola si chiamano nucleoni, perché sono le particelle che costituiscono il nucleo. Protoni e neutroni hanno diversa la carica elettrica, il neutrone è neutro, ma hanno circa uguale la stessa massa. Massa del protone e massa del neutrone circa uguali, mentre invece gli elettroni sono molto più leggeri. Quindi quando andiamo a calcolare la massa di un atomo possiamo trascurare la massa degli elettroni e guardare soltanto la massa del nucleo. La massa del protone e del neutrone le consideriamo uguali e assegniamo a questa massa il valore una unità di massa atomica e all'incirca il valore è un valore estremamente piccolo, 1,66 per 10 alla meno 27 kg oppure 10 alla meno 24 grammi. L'unità di massa atomica la chiamiamo semplicemente U. Quindi in pratica l'unità di massa atomica è la massa di un protone o di un neutrone, quindi è la massa di un nucleone, cioè è la massa di una particella che forma l'atomo, quindi una delle particelle nucleari. In realtà la definizione di unità di massa atomica è un po' più complicata, è un dodicesimo della massa dell'atomo del carbonio 12. Ma in pratica, come ripeto, l'unità di massa atomica è la massa di un protone o di un neutrone, quindi è la massa di un nucleone. Vediamo qualche esempio di atomo. L'isotopo, cioè l'idrogeno, è presente in tre isotopi. L'idrogeno, quello più abbondante in natura, è formato da un solo protone con un elettrone che gira intorno. Ma è presente anche in altre due versioni che si chiamano isotopi, in particolare il deuterio. È un atomo di idrogeno che ha un neutrone in più nel nucleo, il trizio è un atomo di idrogeno che ha due neutroni nel nucleo. Alla fine è comunque sempre idrogeno perché tutte e tre queste versioni, questi isotopi, hanno comunque un solo protone nel nucleo e con un solo protone nel nucleo l'elemento chimico è l'idrogeno. Cambia invece il numero dei nucleoni perché questo idrogeno che si chiama prozio ha un solo nucleone, il protone. Questo ne ha due, questo ne ha tre, quindi 1, 2 e 3 è il diverso numero di nucleoni che hanno questi tre atomi. Invece 1, 1 e 1 è quello che si chiama il numero atomico indicato con Z, cioè il numero dei protoni. Un protone, un protone, un protone, protone, 1, 1, 1. 1, 2, 3 nucleoni, 1, 2, 3 nucleoni. Inoltre hanno anche un elettrone, in quanto l'atomo allo stato neutro o presenta tanti elettroni quanti protoni perché le loro cariche si annullano, le cariche elettriche, quindi un protone, un elettrone, un protone, un elettrone, un protone, un elettrone. Abbiamo detto che gli elettroni non sono importanti nel calcolo della massa, quindi se andiamo a calcolare la massa di questo idrogeno qui, che è quello più abbondante di tutti, in pratica la sua massa è una, quindi è una unità di massa atomica perché il nucleo è fatto di una particella sola, questo invece ha una massa di due unità di massa atomiche perché il nucleo è formato di due particelle, questo nucleo è formato di tre particelle, quindi la sua massa è 3U. Siccome a livello chimico però questi tre idrogeni sono indistinguibili, sono sempre lo stesso idrogeno, cambia la massa, questo è tre volte più pesante del primo e questo due volte più pesante del primo, ma a livello chimico si comportano uguali, quindi quello che noi vediamo in chimica è un elemento, l'idrogeno, che è formato un po' da tutti e tre questi atomi e la sua massa è un pochino più di una unità di massa atomica. Questo 008 in più è perché non esiste soltanto questo idrogeno, ma esistono anche se sono poco abbondanti, il deuterio e il trizio, che contribuiscono ad alzare un pochino la media della massa dell'idrogeno che è presente in natura. Quindi la massa dell'atomo di idrogeno mediata, pesata, diciamo, sui tre diversi atomi è questa. Questa si chiama massa atomica dell'idrogeno, Ma. Vediamo un altro esempio, il carbonio, che anche lui presenta più isotopi, per esempio presenta l'isotopo carbonio 12 e carbonio 14, qui ho sbagliato a scrivere, adesso correggo. Quindi ecco carbonio 12, carbonio 14. Perché 12 e 14? Perché il carbonio 12 ha 12 nucleoni, 6 protoni, 6 neutroni. Il carbonio 14 ne ha 14, 6 protoni, 8 neutroni. E
In entrambi i casi i protoni sono gli stessi, altrimenti non era carbonio. 6 protoni, infatti, individua l'elemento chimico carbonio, è il numero atomico 6. Ci sono anche 6 elettroni, tanti elettroni quanti protoni, nel caso dell'atomo neutro. Alla fine la massa atomica del carbonio presente in natura è un po' più di 12 perché c'è anche la presenza di questi isotopi che alzano un pochino la media della massa. Quindi se fossero soltanto carbonio 12 in natura, solo atomi così, la massa atomica, la media verrebbe esattamente 12. Invece è un po' più di 12 perché ci sono anche isotopi più pesanti, anche se sono molto, molto rari, quindi poco abbondanti in natura. Qui poi faccio anche l'esempio dell'elio, che è presente anche lui in vari isotopi. Questo per esempio è l'elio 3, l'elio 4, qui ho disegnato anche l'elio 5. Ecco qua li ho rimessi in ordine in modo che sia più chiaro il discorso. Quindi l'elio si caratterizza per avere 2 protoni nel nucleo, quindi sono tutti atomi di elio, 2 protoni, 2 protoni, 2 protoni, 2 protoni. Ma è diverso il numero dei neutroni. Qui in totale i nucleoni sono 3, questi sono 4 e questi sono 5, perciò questo si chiama elio 3, elio 4, elio 5. Questo è il numero in pratica dei nucleoni, 3, 4 e 5. Quindi gli isotopi differiscono per il numero dei neutroni, che sono queste palline verdi. Gli elettroni sono sempre 2 nel caso dell'elio perché controbilanciano i 2 protoni, quindi 2 elettroni, 2 elettroni, 2 elettroni. Però sappiamo che gli elettroni non contano niente nel calcolo della massa degli atomi. La massa atomica dell'elemento elio è un po' più di 4, perché se fossero tutti atomi come questo, la media sarebbe 4 unità di massa atomica esatte. Invece ci sono anche isotopi un po' più leggeri, ma anche più pesanti, e quindi alla fine la media ponderata viene un po' più di 4 unità di massa atomiche.